Ciao! Allora, benvenuti nel video dei top del mese di settembre 2017. Ho dovuto chiudere tutto perché miracolosamente sta piovendo e questo mese è un po' così. Primo top è questo siero di cui avevo due campioni, quindi l'ho usato per un po', della Bottega Verde. Si chiama Goji Perfect. È un siero potenziato antirughe, levigante, attivatore di perfezione con proretinolo, estratto di goji e collagene vegetale. Allora, il prezzo l'ho segnato, è per 30 ml di 29,99. Cosa dire del siero? Intanto è un siero viso che ha una consistenza leggera da siero, quindi si stende sul viso, si applica e assorbe immediatamente. La profumazione è, sente ancora un po', fresca. E resta sulla mano un pochino, ma sulla pelle non più di tanto e poi non dà fastidio assolutamente. La texture, oltre al fatto che è un siero e quindi assorbe immediatamente, è perfetta anche da usare come base trucco. Ad esempio, se vogliamo mettere correttore, fondotinta oppure anche la terra, lasciamo asciugare bene a modo e poi mettiamo dopo la terra o una BB cream tranquillamente. E idrata bene, perfetto per la mia pelle mista perché non unge. La pelle risulta morbida ma non lucida e questi quando lo trovo in promozione lo potrei comprare. Secondo top, e devo dire finalmente, questo blush della Neve Cosmetics. Questo si chiama English Rose e avevo la taglia piccola da 0,7 grammi, l'ho segnato, costa, eccolo qua, 3,90 euro, mentre quello grande è 12,90 euro, che è un 4 grammi, non riuscivo a leggere, non riesco più a leggere da lontano. Allora, tanto l'ho proprio finito, quindi da qualche parte vi metterò lo swatch. Il primo blush della Neve Cosmetics che trovo che sia bello, perfetto per il mio incarnato perché è un rosa che si vede leggermente, fa un effetto pelle sana ma non eccessivo, è stato perfetto anche con l'abbronzatura, abbronzatura, parliamone, però comunque sia che si vede bene, che si stratifica anche e che è modulabile. L'unico che non ha un sottotono blu o viola, che quindi non fa l'effetto livido. Ho trovato che è davvero un valido blush, che magari quando trovo in offerta lo prendo a prezzo pieno, perché no? Oltretutto, anche in estate sulla pelle mista non va a spostarsi perché è in polvere, quindi è davvero buono. Questo sì che lo promuovo. Ultimo top per questo mese è questa maschera per i capelli della Omia. È una maschera capelli ecobiologica all'olio di semi di lino. Dice di essere adatte per fortificare i capelli, 0% di coloranti sintetici, siliconi, PEG, oli minerali, parabene, e olio di semi di lino da agricoltura biologica certificata con tanto di certificazioni. Allora, la confezione è un 250 ml, io l'ho trovata in offerta, l'ho proprio finita e il profumo non mi dispiace. Visto che è un prodotto biologico quasi completamente, la prima volta che l'ho applicato sui capelli ho detto ma non funziona. Poi dopo qualche applicazione ho capito come funziona e quali sono i trucchi. Allora basta poco prodotto, si massaggia bene sui capelli, si massaggia bene bene soprattutto sulle lunghezze, sulle punte, si massaggia bene bene bene, si fa penetrare bene a modo e poi si risciacqua. Quindi lasciamo un tempo di posa massaggiandolo di 5 minuti. Si rimuove molto facilmente e lascia in questo modo i capelli davvero morbidi, nutriti, belli luminosi, non li appesantisce, non li va a sporcare. Sono perfetti se vogliamo usare per fare la piega oppure per farli asciugare all'aria aperta. Quindi, con qualche trucchetto per farlo penetrare bene a modo, è un valido prodotto e direi che se lo ritrovo in offerta, questo lo ricompro.
Allora, questi erano i tre top del mese di settembre. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale, così non perderete le prossime recensioni beauty. E mi raccomando di cliccare anche sulla campanella, così sarete avvisate quando carico un nuovo video. E basta, alla prossima! Ciao!